Mister, una gara non semplice, che gara è stata? Adesso ce la racconti lei, non le voglio fare io la domanda. Ma, la gara è stata una gara non semplice perché loro vengono da una serie di certezze, di risultati soprattutto, hanno fatto più punti fuori casa che dentro casa, questo lo sapevamo, quindi sono venuti qua con le loro certezze a giocarsi la partita giustamente, anche perché stanno pure bene in classifica, hanno fatto un tipo di gioco in campo che non era facile trovare delle soluzioni, anche perché si sono messi all'inizio a 5 con gli esterni larghi, cioè abbiamo fatto un pochettino di fatica, però diciamo che ogni volta che noi riconquistavamo palla abbiamo creato qualche problema a loro, cioè si sono verificate delle linee di passaggio importanti da parte nostra. Quello che mi rammarica è che tutto quello che produciamo non è che non sono soddisfatto del 3-0, però poi hanno preso un palo, hanno avuto qualcosa pure loro e riaprire la partita, questo tipo di partita sul 2-0 così mi dava un po' fastidio. In ogni caso una gara scorbutica che l'avete portata al termine anche grazie alla concessione di due calci di rigore, forse il secondo è stato un po' generoso. La squadra oggi è sembrata all'inizio avere un po' meno velocità, forse colpa del campo? Sì, sicuramente sì, noi ripeto siamo abituati, ci siamo allenati fino a ieri al sintetico, però quello che ho detto pure prima ai vostri colleghi, la società sta facendo veramente sacrifici di tutto per renderci il Fadini quasi come un sintetico, perché se avete visto oggi rispetto alla partita del Delfino il mando è completamente cambiato, stanno cercando di fare le cose nel miglior modo possibile per agevolarci, perché noi vogliamo giocare a palla, vogliamo fare quello che di solito facciamo. Allora mister, la vostra squadra si è sempre espressa meglio fuori casa, oggi qualcosa non ha girato come doveva? Ma io credo che noi abbiamo fatto sempre delle buonissime partite sia dentro che fuori, oggi non siamo riusciti a fare quello che volevamo, meriti al Giulianova che ci ha aggredito soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo siamo andati meglio, chiaramente siamo fatti anche due gol da soli soprattutto nella prima parte, nei primi due gol, e questo è indirizzato verso la partita, verso la sconfitta, però chiaramente siamo un pochettino in emergenza perché anche oggi abbiamo giocato con tanti fuori quota, però sono sereno perché sto vedendo che stanno rientrando tanti ragazzi e ci potranno dare una mano. Vincente di percorso anche perché il secondo gol l'avete regalato voi, il terzo generoso l'arbitro, diciamo che il risultato di 3-0 non figura completamente la gara. Ma no, credo che il risultato ci possa stare, però è chiaro che se poi regali anche dei gol, insomma la partita si indirizza in una certa maniera. Potevamo fare meglio, una partita insomma che dobbiamo subito cancellare, abbiamo subito mercoledì.